Sono attualmente sospese le ricerche sul Monte Velino dei 4 marsicani dispersi da domenica scorsa. Le condizioni del tempo proibitive in alta quota non hanno permesso il lavoro degli elicotteri e gli uomini delle squadre specializzate dei vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza, protezione civile, polizia di Stato, carabinieri e del 9° reggimento degli alpini dell'Aquila sono rimasti inoperativi nel campo base di Forme. Sul monte sono previste raffiche di vento che potrebbero arrivare a toccare gli 80-100 km l'ora. Potrebbero esserci anche delle precipitazioni isolate e nevose oltre i 2100 metri, condizioni proibitive che dovrebbero durare secondo le previsioni fino a domenica, ostacolando di fatto le operazioni di ricerca da parte dei soccorritori. Oggi purtroppo, come avevano anticipato le previsioni, sapevamo di doverci confrontare con situazioni principalmente di visibilità non buone come quelle di ieri e purtroppo dopo un primo tentativo di sorvolo da parte di un elicottero che ha cercato di raggiungere la zona delle operazioni, i piloti hanno valutato l'opportunità di fermare le operazioni per attendere un miglioramento delle condizioni. Attualmente sono andate delle squadre per sistemare dei ponti radio che sono fondamentali per la sicurezza degli operatori che dovranno lavorare in zona. E si sta valutando e tecnicamente è una soluzione che comunque richiede un impegno non indifferente in termini logistici e operativi. Si sta valutando la possibilità di portare nell'area un mezzo meccanico per facilitare le operazioni di ricerca. La nostra amministrazione è dalle prime ore di domenica che è presente qui al campo base. Stiamo lavorando, ci sono io, c'è il collega Seritti, c'è tutta la protezione civile, ci sono i tecnici comunali, ma il sindaco stesso viene più volte al giorno e è costantemente informato di quelle che sono le attività qui al campo base. Noi come amministrazione comunale siamo di supporto per alcune attività, seguiamo quello che è l'aspetto viario, seguiamo il vettovagliamento insieme alla protezione civile di Magliano. Ci siamo messi a totale disposizione delle forze dell'ordine per tutto quello che possa essere necessario per poter essere di supporto a questa operazione di soccorso. Quindi noi ci siamo, stiamo facendo la nostra parte per tutelare i nostri concittadini. Siamo presenti dalla mattina al briefing della mattina fino al tavolo tecnico della sera, quindi questo è quello che stiamo facendo. Chiaramente si è attivato un supporto psicologico per le famiglie, ci sono degli psicologi dell'emergenza che stanno seguendo i familiari, perché più passano le ore più la situazione si fa critica e i parenti, i familiari sono provati psicofisicamente, quindi c'è un supporto, c'è bisogno di un supporto, ci siamo attivati con la Regione Abruzzo che sta dando delle risposte incredibili, perché qui la macchina dei soccorsi è una macchina che sta funzionando e sta lavorando in maniera incessante per arrivare a ritrovare i nostri concittadini e portarceli qui al campo base.